Ma se un token appena listato su un exchange fa un X10, forse è il caso di vederlo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Allora, oggi faccio un video un po' particolare, un po' speciale e un po' anche riflessivo, perché tempo fa mi era stato indicato questo tipo di progetto, però visto anche l'ambientazione, visto il fatto che tratta un argomento che è quello gaming, che ragazzi io non uso più già da tanto tempo, ma ero un gamer molto attivo molti anni fa. Però, non essendo un super esperto, adesso negli ultimi anni, diciamo, non gioco più, ho per così dire non snobbato, comunque ho accantonato questo progetto perché è di difficile comprensione per chi poi, come me, alla fine, ragazzi, passa le giornate a fare tutt'altro che il gamer. Però, questo progetto negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, ha fatto passi da gigante. Quindi, snobbarlo, tra virgolette, perché non era stato snobbato, comunque non prenderlo in considerazione. Secondo me diviene un pochettino sbagliato e questo X10, diciamo, su Binance mi ha messo anche la pulce nell'orecchio, perciò ragazzi, quando si è in dubbio, trovo che tornare sui propri passi sia un modo saggio di ricominciare. Questa è una citazione, vediamo chi di voi la trova e me lo scrive nei commenti. Scrivetevi questa citazione di chi chi appartiene. Bene, ragazzi, andiamo al vivo del video. Oggi analizziamo il progetto The Sandbox, perché The Sandbox, ragazzi, è un progetto unico nel settore cripto. In questo momento c'è un altro progetto che ci assomiglia molto. Comunque tratta il discorso gaming e lo tratta in una maniera abbastanza particolare, però mi interessa molto andare a guardare il loro token Sand, che è stato lanciato addirittura, ragazzi, su Binance qualche giorno fa. Quindi oggi andremo a cercare di capire che cos'è The Sandbox, andiamo a capire invece le peculiarità che ha il token The Sand e a capire infine se è un'opportunità di investimento o meno, perché il taglio del mio canale YouTube è quello investing. E quindi, ragazzi, andiamo non a parlare del gioco in sé, perché sono forse uno dei meno addetti a parlare di gaming, ma andiamo a parlare invece delle opportunità possibili di investimento e di eventuale profitto da questo nuovo token The Sand. Allora, andiamo subito al dunque. Dietro alle mie spalle vedete il sito The Sandbox, ragazzi, che vi lascio magari in descrizione. Insomma, ragazzi, The Sandbox è un gioco che è un gioco un po', ecco, definirei particolare. A me ha ricordato tantissimo quello che era Second Life qualche annetto fa, molti annetti fa, un primo esperimento di creazione di un metaverse, quindi di un mondo totalmente virtuale e reinventato un po' al momento. Diciamo, il gioco più famoso di questo tipo viene in mente Minecraft, che assomiglia sicuramente a questa tipologia di gioco. Ben, al di là, insomma, del discorso, ragazzi, qui vedete tutte le peculiarità. Qui c'è anche il play, se volete magari fare un test del gioco, iscrivervi e quant'altro. Quello che è la particolarità di questo gioco The Sandbox essenzialmente è il fatto che si crea su queste land, ragazzi. Queste land che vedete in questo momento si stanno aprendo sul mio PC, sono state vendute attraverso l'utilizzo della blockchain, e la vendita di queste land ha dato uno sviluppo a una specie di ecosistema anche di natura di business, ragazzi, proprio economica, perché c'è un ecosistema totalmente virtuale. Queste land sono state vendute e poi all'interno di queste land ognuno ha creato un qualcosa che può essere un gioco, può essere ad esempio, addirittura qui, ragazzi, è stato creato un roller coaster, vedete, o dovrebbe essere creato, insomma, tra poco da Atari, ragazzi. Sì, perché poi alla fine su questo progetto hanno investito anche tantissime aziende importanti nel gaming. Atari la fa da padrona su The Sandbox, ragazzi, perché ha comprato tantissimo, vedete, di questi quadrati. Questi sono delle land che si possono acquistare e insomma, è sviluppato
sviluppa tantissimo, ma ce ne sono anche altri nomi che sono prettamente del settore cripto, come MetaMask, per esempio. Insomma, ragazzi, l'investimento su questo tipo di progetto è stato attrattivo anche per aziende estremamente importanti, come possono essere, per esempio, quelle che vi ho appena indicato. Ma in sostanza, cosa si fa qui? Loro, il realizzatore, insomma, del gioco con dei pre-sale hanno dato in vendita queste terre, terre che poi hanno anche incrementato il loro valore, e queste terre possono essere affittate, date ai creators. All'interno di queste terre si può creare un gioco. Insomma, ragazzi, la verità è questa: il progetto The Sandbox è un progetto di creatività, cioè è un progetto che dà uno spazio veramente enorme alla creatività di quelli che possono essere i famosi creators, ma anche gamer che vogliono giocare. Quindi c'è un mondo da creare, ragazzi, un mondo da creare. Quindi come facciamo noi a capire quali sono le opportunità di investimento in un mondo da creare? Ebbene, non è facilissimo, ragazzi, perché dobbiamo andare a cercare di focalizzare quelle che sono più immediate e più facili per un investitore nel mercato cripto da prendere al volo, da comprendere, perché questo è un settore estremamente voluto, è un settore che può dare spazio a tantissime variabili, ma poi, come alcune volte può anche succedere, ragazzi, può anche perdersi, ecco, nell'etere, come capita in questi tipi di progetti. Se non che a noi quello che interessa principalmente, ragazzi, è questa cosa qui, cioè andare a capire come farci profitto con The Sandbox, o come è possibile fare profitto. Quindi andiamo a capire il loro token The Sand, ragazzi. Allora, il token che è stato lanciato su Binance intanto non può essere snobbato, perché ve l'ho già anticipato nella presentazione di questo video, ha fatto un X10 nel launchpad, ragazzi, e quando succede una cosa del genere è molto raro. Ormai lo sappiamo che quando un token viene lanciato di solito viene venduto al lancio, invece qui è stato fatto il contrario. Un po' la cosa mi ha stupito, anche attirato la mia attenzione, ho detto: ah, perché no, parliamo anche di questa tipologia di token. Ragazzi, allora vi spiego subito le peculiarità e il valore aggiunto di The Sand come token. Intanto ve lo faccio vedere su Binance, eccolo qui. Allora, vi metto il grafico daily, vediamo se riusciamo a ingrandire. Allora, questo è l'andamento grafico, ma tra un po' lo andremo a guardare e vedete un po'. Insomma, nella prima giornata, ragazzi, ha fatto esattamente un X10. Poi, ovviamente, si è riassestato, è ritornato a un X5 perché, insomma, ha fatto questo super boom e ora sta tentando di costruire la sua strada, quindi di prendere la propria strada. Però andiamo a cercare di capire che cos'è e in pratica quali sono le peculiarità. Intanto è un ERC20 ed è un utility token, quindi si basa chiaramente sulla blockchain di Ethereum e serve per lo più, vediamo se vi riesco a far capire la struttura dell'utilizzo di questo token in maniera estremamente semplice, perché serve per lo più a scambiare valore all'interno del gioco, quindi a trasferire il valore all'interno del gioco. Poi avrà anche delle possibilità di fare staking tra un po', ma poi serve anche per la governance, per chi magari vuole utilizzare il token per indicare, magari per votare, quindi di dare al gioco una direzione piuttosto che un'altra. E in questo momento la prima principale, diciamo, attrattiva di questo token è il fatto che Sand sia collegato alle lend digitali che vi ho fatto vedere prima, cioè queste qui, ragazzi. Perché è un modo di monetizzare quello che si andrà a costruire all'interno di queste land, quindi sia per i creatori sia per i giocatori. In pratica, lo vedete anche scritto qui in maniera abbastanza semplice, gli utilizzatori di The Sandbox possono monetizzare il tempo che loro spendono nella piattaforma, per esempio nel creare alcuni oggetti. In questo caso magari c'era il progetto che vi ho fatto vedere del roller coaster di Tycoon World. Questo, quando sarà creato, magari potrà essere affittato nel gioco oppure rivenduto. Quindi il tempo speso dai giocatori e dai creators nel costruire qualcosa all'interno di The Sandbox può essere monetizzato come? Con
The Sand, quindi con il token. Questa è la prima espressione, il primo modo di creare valore di questo token, cioè il fatto che questo token sia collegato a qualcosa effettivamente legato al mondo dell'investing. E questa, insomma, ragazzi, già è una cosa importante. Per esempio, una land che io possiedo sul gioco posso affittarla e quindi lo scambio di valore, in questo caso del rent, quindi del real estate, verrà effettuato attraverso il token The Sand. Altra importante variabile è il fatto che probabilmente nelle prossime settimane ci sarà la possibilità anche di avere dello staking su questo token Sand, ma anche il fatto che il token stesso sia agganciabile al cosiddetto concetto della governance. In pratica, il possesso del token dà possibilità di votare a chi lo possiede le direzioni che questo progetto potrà prendere. In questo contesto, questa idea di community che poi nel settore blockchain è molto famosa è stata implementata anche in questo discorso del gioco. Vi porto poi a una di quelle cose importanti nella valutazione di un eventuale investimento, perché poi la domanda che ci dobbiamo fare è: ok, compro questo token Sand, ma ci guadagno? Non ci guadagno? Oppure compro le land e faccio il real estate? Insomma, va approfondito, ragazzi. Il progetto è molto grande, quindi non posso approfondirlo tutto in un video. Questo sarà chiaramente un video indirizzato solo al token in questo momento. È una variabile che va sempre analizzata per quanto riguarda i token nel mondo crypto, è la supply, ragazzi, supply fondamentale. Allora, la supply fondamentalmente ha questa caratteristica, la vedete, è divisa ed è distribuita un po' sul launchpad di Binance, poi abbiamo il seed sale, poi strategic sale, foundation, il team e l'advisor e la riserva per la compagnia. Ma quello che era interessante vedere è che soltanto, ragazzi, dal 2021 si inizieranno, diciamo, a comporre queste parti della torta un pochettino più ampie, perché fino al 2021, fino a giugno del 2021, quindi un anno circa, la grande percentuale della supply sarà tutta quella presente sul Binance Launchpad Sale. La vedete in questo caso perché viene indicato un 12%, mentre solo la Foundation fino alla giugno 2021 più o meno avrà solo il 5,83, quindi circa il 6%, e la company reserve sarà del 6%, quindi in pratica metà è nel launchpad, metà è in queste due strutture. Soltanto dopo ci sarà una diluizione un pochettino della supply verso quello che è il progetto finale di distribuzione della token supply. Andiamo infine a vedere un po' il comportamento, come vi avevo già anticipato, del grafico che, come sapete, a me interessa tantissimo. Allora, ragazzi, in soli 4-5 giorni è difficile andare un po' a valutare quello che è l'atteggiamento di un token. È chiaro che la cosa che risalta agli occhi ed è sicuramente una cosa estremamente innovativa, un po' diversa dal solito, è quello che durante la prima giornata questo token ci ha fatto un x10, ragazzi, una cosa insomma che non avviene, dai, parliamoci chiaro. Di solito questa candela che la vedete è totalmente rossa. Allora, qui c'è da attenzionare questo discorso, quindi da un punto di vista di scelta da parte dell'investitore. Il progetto è estremamente interessante, ha dei punti molto vantaggiosi per il fatto che è veramente ampio, ragazzi, e poi tocca quello che è il settore del gaming, che è un settore da prendere in considerazione, ragazzi, perché il gaming negli ultimi anni, ma anche nei probabilmente successivi, è uno degli strumenti di investimento, è un asset da considerare come settore di investimento. Quindi io questo lo faccio già anche nel mercato hold con alcune aziende che si occupano dei settori gaming. Qui siamo nella blockchain e quindi possiamo anche valutare un settore totalmente diverso.
Certo, ragazzi, andare a fare analisi tecnica in 4 giorni risulta assolutamente inutile e senza senso, però, se io vado a mettermi per esempio un time frame più piccolo, posso anche cercare, perché no, dei punti di ingresso se mi interessa questo tipo di progetto e voglio provare a mettere su qualcosa sul Send perché magari mi interessa andare a partecipare a progetti di questo tipo, posso andare a fare un'analisi, ragazzi, su time frame più piccolini. E chiaramente qui interviene una logica di trading fondamentale perché per molti ragazzi in questo caso magari andare ad agire da un punto di vista di holding può essere un po' più compromettente. Perché dico questa cosa, ragazzi? Perché nel momento in cui io vado a fare un acquisto di questo token e lo detengo per detenerlo, insomma, per tanto tempo, però devo anche assumermi eventuali rischi di una possibile declino. Per esempio, da qui in poi, dopo l'X10, il token potrebbe fare così e ritornare, diciamo, sui suoi passi. Quindi questo dovete sempre tenerlo in considerazione quando andate a fare questo tipo di investimento. Allora abbiamo un'informazione che questo X10 che è fondamentale, cioè non c'è stato un sell-off del token, addirittura è stato il contrario, quindi è stato subito comprato. Però adesso qui abbiamo anche un inizio di AT, quindi di analisi tecnica di comportamento del token che può essere assolutamente valutato in termini di investimento. E possiamo andare a fare per esempio degli acquisti che siano scaglionati magari sulla forza del token o aspettare durante questa fase di barra di congestione oppure decidere magari di provare a comprare il token quando arriva a un livello della prima candela, che a questo punto, ragazzi, la prima candela oraria rappresenta in effetti una candela che ha le successive tutte all'interno, perché guardate qui, sembra una candela gigantesca, quindi io dico ok, vado long solo se rompiamo questo massimo e aspetto se il token scende magari vicino al precedente minimo. Anche questo potrebbe essere una strategia. Ce ne sono diverse, ragazzi, strategie che si possono implementare con una candela di questo tipo. Una semplicissima è quella, per esempio, di attendere che il prezzo scenda un po' in questa parte qui della candela per poi prendere le nostre decisioni, oppure andare a fare un acquisto dove? Sulla forza, quindi se ci sarà un break magari di questi livelli precedentemente sono state delle resistenze perché hanno chiuso il successivo rialzo del token. Si possono tracciare anche, per esempio, ragazzi, delle trend line. Ricordatevi che stiamo parlando di un token con soli 4 giorni e quindi non venite a dire poi c'è stato rumore, cioè, ok, però si possono tracciare per esempio delle trend line, perché no? Di questo tipo, con una specie di canale discendente che possiamo prendere in considerazione. Queste sono le tipologie di investimenti che possiamo anche considerare. Perché, ragazzi? Perché un investimento del genere su un token di questo tipo, estremamente innovativo, estremamente creativo, non ci dà una percentuale probabilmente di profitto, se tutto va bene, del 5%, 10%, ma ragazzi, parliamo appunto di un X10, X20, X100. Quindi è chiaro che quando andiamo a ragionare su un tipo di investimento di questo genere, ragazzi, ragioniamo per avere rendimenti estremamente rilevanti e ci accolliamo in questo caso quindi un rischio anche notevole, perché è un progetto totalmente innovativo che non sappiamo ancora dove andrà a finire. Ma perché non valutarlo? Vi ho fatto vedere un grafico, vi ho spiegato un po' il progetto ed in ultima analisi vi dico anche quello che penso. Quello che penso è che sia tutto collegato al numero dei gamer che giocheranno a The Sandbox. Perché maggiore il numero dei gamer, ragazzi, maggiore sarà la possibilità di sviluppo di questo gioco, di creazione delle land, di creazione di oggetti, ragazzi, perché ci sono anche degli oggetti che possono essere acquistati, che hanno per esempio un valore. Vi faccio vedere anche lo shop. Insomma, qui, ragazzi, ci sono questi oggetti, vedete, che vengono realizzati dai creators e che poi possono essere venduti un po' come quello dei gattini. Insomma, se vi ricordate un po' di tempo
tempo fa sono stati estremamente famosi. Bene, allora di possibilità di monetizzare questi tipi di investimenti ce ne sono tanti, ma è un progetto ancora un po' in fase di creazione. Per questo abbiamo da un lato grandi possibilità di profitto. Abbiamo visto il token Descent, come ha sviluppato la sua prima ora di contrattazione, ma anche dall'altro un po' di rischio. Quindi occhi aperti come sempre e fatemi sapere cosa ne pensate voi di progetti di questo tipo, iper creativi, iper indirizzati a un mondo che forse dovremmo aspettare un po' di tempo magari per vedere. Però ragazzi, wow, ok? L'effetto wow c'è sicuro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!